Bene amici, oggi ho un video diverso dal solito. Come vedete la location è totalmente diversa da quella a cui siete abituati. Di solito sto o dentro la macchina o fuori dalla macchina, ma sicuramente non in casa. E non inquadro certo un tavolo con un po' di tecnologia sopra. Oggi in questo video vi presento un gadget che ogni teslaro, magari un po' tecnologico, deve avere, ma probabilmente anche chi di tecnologia non se ne interessa, potrebbe essere un ottimo gadget da avere. Bene amici, come vi dicevo nell'anteprima, ho ricevuto questo pacchettino che andremo ad aprire insieme direttamente da Henshaw, che è l'azienda che sta distribuendo questo gadget, che ho ritenuto assolutamente da farvi vedere. Perché effettivamente mi è piaciuto molto, era una cosa di cui nutrivo anche l'esigenza, e ora poi vi spiegherò per quale motivo. E pertanto, perché non farvela vedere anche a voi, in modo che se ci fosse qualcuno di voi interessato a un oggetto del genere, sa dove trovarlo. Allora, andiamo un po' ad aprire l'oggetto in questione, che all'interno di questa scatola. Guardate innanzitutto la forma. La forma è il motivo per cui ho detto che ogni teslaro ne dovrebbe avere uno, soprattutto coloro che sono in attesa del mitico famoso Cybertruck. All'interno della confezione troviamo questa bella sportina, come si dice da queste parti, questo sacchetto riutilizzabile per eventuali spese e quant'altro, o per metterci altre cose da portare in viaggio. Perché per l'appunto questo qua è un bellissimo zainetto che ritengo non solo bello da vedere, perché ha una struttura esterna. Avete presente quelle dei trolley che si vedono quotidianamente un po' zigrinata? Molto molto carina. E poi soprattutto questa forma un po' a Cybertruck è veramente interessante. Uno zaino fatto assolutamente bene, con una bella rifinitura, che però ritengo anche interessante in quanto innanzitutto c'è una chiusura tramite codice, un po' come i trolley classici che abbiamo sempre utilizzato per i viaggi. L'apertura in questo caso viene fatta in questo modo, nasposto questo, e lo zaino si apre totalmente in questo modo. Molto interessante perché ha vari compartimenti. Tra l'altro dentro c'è un morbidissimo pile che serve appunto per non graffiare eventuali oggetti che dovessero essere un pochino più sensibili in tal senso. Eventualmente questa tasca potrebbe essere molto comoda o per un computer o qualcosa di simile. Nel mio caso, che ho un MacBook Air, entra tranquillamente anche nella seconda tasca, quella più piccolina. E tra le altre cose, questo zaino ha di molto utile questa bella porta USB, che effettivamente mi era capitato di averne bisogno in passato, che l'avevo vista all'aeroporto da un ragazzo, uno zaino molto simile con la stessa funzionalità. E a cosa serve la porta USB? Praticamente all'interno dello zaino noi abbiamo questo pratico cavetto USB. Noi lo andiamo ad attaccare a un battery pack, in questo modo, il battery pack si accende, lo andiamo a stivare all'interno dello zaino, in una delle tasche che abbiamo, e automaticamente a questo punto possiamo prendere un cavetto USB classico, che sia sia USB-A che USB-C, lo andiamo a inserire molto comodamente direttamente nella porta sullo zaino e poi andremo a ricaricare il nostro device. In questo modo, molto comodamente, avremo la possibilità, magari durante un'attesa, una sala d'aspetto, prendiamo conto chi fa dei piccoli weekend, prende l'aereo e deve attendere l'aereo e c'è il telefono scarico, in questo modo ha la possibilità di caricare il proprio telefono direttamente attaccandolo allo zaino che magari tiene sulle gambe in modo molto più comodo rispetto a avere
ma te li pacca, te li poi trappole tutto il giro. Poi una volta che uno deve ripartire, stacca il telefono, si arrotola il suo bel cavettino e se lo fila in tasca o eventualmente apre lo zaino e lo infila dentro. Quindi questa funzionalità della porta USB esterna allo zaino non è una novità assolutamente, però è assolutamente comoda. Qui abbiamo un bellissimo ospite che ha deciso di recensire con me questo zaino, a presentarvi il caro Pipino. Vieni qui a vedere un po' come si fanno le recensioni. Dai, proseguiamo. Vuoi presentare l'interno? Come vedete, l'interno è adatto anche al contenimento di un caro gattino che ha deciso di farci compagnia. Bene, ci è piaciuto il nostro zaino. Ok, vai, puoi procedere oltre. Dai, perfetto. A questo punto, nel mio caso specifico, lo zaino lo utilizzerò per due scopi: o nei piccoli weekend, dove magari ho bisogno di un piccolo cambio, ma niente di particolare, quindi magari una micro borsa in questo modo mi è più che sufficiente, oppure, come in questo caso vi ho fatto vedere, per stivarci tutta la tecnologia, quindi GoPro, tablet e quant'altro, che mi porto solitamente dietro durante i viaggi, in modo tale da avere lo zaino della tecnologia sempre presso. Però ecco, concettualmente, anche se riempissi con tutta la tecnologia che possiedo e utilizzo quotidianamente, tra hard disk, battery pack, carica batterie e chi più ne ha più ne metta, come vedete, anche se ci vado a infilare il mio drone, di cui non ho una confezione specifica e quant'altro, lo spazio è più che sufficiente, anzi probabilmente è anche abbondante, perché come vedete si chiude regolarmente. Tra le altre cose, andando a chiudere lo zaino, vi faccio notare una cosa molto interessante, che come i trolley qui da viaggio per gli aerei che hanno la possibilità di ingrandirsi, stessa cosa dicasi per questo zaino che ha la possibilità di espandere ulteriormente. Questo vi dà chiaramente la possibilità di avere ulteriore contenuto. Quindi ecco perché lo ritengo molto utile anche magari a chi vuole fare un weekend fuori e non si vuole portare un trolley, perché sicuramente la comodità di uno zainetto da portare in spalla al volo, sia in aereo o in altre situazioni, viene assolutamente comodo. Comodo, bello, per cui che dire, non ho mai recensito oggetti al di fuori della macchina, però ritenevo che questo, essendo anche un po' in tema Tesla, potesse essere un oggetto da farvi vedere, in quanto quando mi hanno proposto appunto di riceverne uno ne sono stato particolarmente entusiasta, e quindi, come lo sono stato io, visto che il prezzo non è esorbitante, sicuramente potrebbe fare comodo a tanti di voi. Con questo io vi saluto, anzi noi vi salutiamo, speriamo che questa piccola video review di questo zainetto vi sia piaciuta, sia rimasta anche simpatica la sua partecipazione, vero Pippino, a questo video, e noi ci vediamo comunque alla prossima puntata. A presto! Bravo Pippino, hai fatto un ottimo video. Oggi sei protagonista anche te, Pippino. Bravo, bravo.